Castelvetrano, controlli dei carabinieri nel weekend, eseguiti due arresti. Pantelleria e la Guardia Costiera, soccorro marittimo a bordo di un peschereccio tunisino. Mazara, dragaggio del porto, domani alla Capitaneria la consegna dei lavori. Trapani, visita pastorale del Vescovo Fragnelli, oggi l'incontro con la Giunta. Calcio, pareggio a Casalingo per il Mazara, pareggio fuori casa anche la Mazzarese. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo con la cronaca. Due arresti sono stati eseguiti nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano. I particolari nel servizio. L'intensa attività di controllo del territorio della compagnia Carabinieri di Castelvetrano ha portato nei giorni scorsi all'esecuzione di due misure restrittive della libertà personale, una su disposizione dell'autorità giudiziaria ed una in flagranza di reato. Venerdì scorso, 25 ottobre, nella tarda serata, in pieno centro cittadino, i militari del NORM, sezione radiomobile, hanno tratto in arresto Leonardo Salluzzo, un giovane 28enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a seguito di un controllo non risultava trovarsi a casa, ma veniva sorpreso successivamente mentre rincasava. Non potendo addurre alcuna giustificazione né autorizzazione, veniva tratto in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca veniva nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. In occasione dell'udienza il giudice disponeva l'applicazione del braccialetto elettronico. E sabato scorso, 26 ottobre, sempre a Castelvetrano, i militari della dipendente stazione traevano in arresto per cumulo di pene Giuseppe Giganti, 31enne, originario di Marino in provincia di Roma e noto agli uffici giudiziari. All'uomo veniva notificato un provvedimento per espiazione di pena detentiva emesso dall'ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, dovendo espiare la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per una pletora di reati, tra i quali guida in stato di ebbrezza. L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria mandante, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. I carabinieri della sezione di Edice, nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio, hanno tratto in arresto per detenzione e fini spaccio di sostanza stupefacente il 31enne Giovanni Melita, disoccupato, e il 32enne Francesco Di Gregorio, disoccupato e con precedenti di polizia. I due si trovavano a bordo dell'autovettura del Melita quando sono stati sottoposti a controllo dai militari che stavano eseguendo un controllo alla circolazione stradale. L'atteggiamento particolarmente nervoso tenuto dai due giovani in quel momento ha indotto i carabinieri a eseguire controlli più approfonditi, nel corso dei quali è stata rinvenuta una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana e un coltello a serramanico in possesso di Gregorio, altri 1,2 grammi di marijuana, 0,4 grammi di hashish, nonché 2,9 grammi di cocaina divise in due dosi in possesso del Melita. Questi ritrovamenti consolidavano i sospetti dei militari, che decidevano quindi di estendere le perquisizioni anche alle abitazioni dei due giovani, all'interno delle quali è stata rinvenuta altra quantità di sostanza stupefacente. Un marittimo tunisino è stato soccorso a circa 22 miglia a sud di Pantelleria. L'uomo si trovava a bordo di un peschereccio tunisino partito da Monastir in Tunisia. Nonostante l'equipaggio non parlasse nessuna lingua tranne l'arabo, si apprendeva tramite il centro internazionale radiomedico che il pescatore aveva subito l'amputazione di un dito e altre due dita con profondi tagli alla stessa mano. L'allarme si metteva in moto l'opera di soccorso della Guardia Costiera di Pantelleria con la motovedetta 301 che alle 15.25 circa raggiungeva l'imbarcazione tunisina, procedendo quindi al trasbordo del malcapitato. Al rientro nel porto pantesco il tunisino veniva affidato al personale medico che provvedeva al ricovero dell'uomo presso l'ospedale dell'isola.
Da oggi cambia l'orario di operatività dell'isola ecologica situata nella zona parcheggio Signorino a Marsala, lo ha reso noto il comune. Qui i rifiuti correttamente differenziati si potranno conferire esclusivamente di pomeriggio, dalle 13 alle 19 di tutti i giorni, domenica inclusa. Restano invariati gli orari e le giornate di conferimento negli altri centri di raccolta. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. È stato avviato oggi un intervento straordinario di derattizzazione a Paceco per fronteggiare la presenza di topi che era stata segnalata da molti cittadini anche tramite social network. L'intervento straordinario disposto nei giorni scorsi dal sindaco di Paceco Giuseppe Scarcella è curato dall'ufficio tecnico del comune a cui ci si può rivolgere per altre eventuali segnalazioni riguardanti la presenza di topi. Parliamo adesso dell'escavazione del porto canale di Mazara del Vallo. Domani pomeriggio alle 16 presso la Capitaneria di Porto la cerimonia di consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria il servizio. Finalmente per Mazara del Vallo ed in particolare per il Porto Canale Mazzarese si potrà scrivere domani una pagina definitiva, o almeno così si spera, sulla tanto attesa escavazione che nel corso di più di qualche decennio ha tenuto banco in tutti i corridoi politici locali e regionali, senza dimenticare ovviamente la scia di polemiche tra i tanti attori protagonisti di una vicenda a tratti paradossale e sovente proposta alle cronache come una infinita telenovela. Domani pomeriggio, infatti, alle ore 16, squilleranno, per così dire, le trombe del grande giorno per la cerimonia di consegna dei lavori presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo alla ditta aggiudicataria Ecolle 2000 SRL di Messina. La cerimonia verrà preceduta dagli interventi del prefetto di Trapani Ricciardi, del governatore Nello Musumeci e del sindaco Salvatore Quinci, mentre a fare gli onori di casa sarà il comandante della Capitaneria di Porto, Cascio. Un appuntamento dunque importante per la città di Mazara del Vallo, anche per capire nei dettagli l'intervento di escavazione del porto canale, ma anche per capire quale in pratica sarà la destinazione dei fanghi prelevati. Un tema, quest'ultimo non di poco conto, e sul quale nel corso dell'ultimo decennio e più moltissimo si è dibattuto con accesi spunti di polemiche tra i vari attori protagonisti che spesso hanno alzato la voce a difesa delle proprie convinzioni e che molto probabilmente non molleranno la presa sino a quando non ci sarà un quadro ben chiaro e definitivo sulla destinazione di quei fanghi. Un brindisi quindi domani alla consegna dei lavori ed un brindisi anche affinché tutto fili liscio e senza intoppi. Abitare i territori e connettere le competenze è stato il tema dell'incontro del gruppo civico Partecipazione Politica che si è svolto nei giorni scorsi presso il Mulino Bonacasa. Dopo un breve saluto di Stefano Bonacasa, presidente di Partecipazione Politica, il sindaco Salvatore Quinci, accompagnato dagli assessori Giacalone e Abbagnato, ha illustrato i primi passi percorsi dall'amministrazione, i primissimi traguardi raggiunti. Successivamente, i consiglieri comunali del gruppo Partecipazione Politica hanno condiviso le iniziative portate in consiglio comunale, proprio per riprendere i principi fondanti del gruppo civico che mette al centro la partecipazione e la cittadinanza attiva. Si legge in una nota: sono stati costituiti i cantieri tematici che inizieranno presto a produrre progetti da sottoporre agli amministratori. Prosegue a Trapani la visita pastorale del vescovo Pietro Maria Fragnelli, iniziata nella diocesi trapanese nel gennaio 2018. La visita pastorale nel capoluogo trapanese ha avuto come primo momento pubblico questa mattina l'incontro del vescovo con il prefetto e il personale della prefettura. Nel pomeriggio invece alle 17 ci sarà l'incontro con il sindaco Giacomo Tranchida, il presidente del Consiglio Comunale Guaiana, la giunta e il Consiglio Comunale. Quindi prima degli incontri nelle parrocchie, il vescovo ha promosso una settimana del volontariato con incontri aperti alla città. La LILT di Mazara, rappresentata da Pino Pomiglia, testimonia LILT da Claudia Passalacqua e da Maurizio Burzotta, coadiuvati da Stefania Marascia, ha organizzato la giornata della prevenzione del tumore al seno, aderendo alla campagna nazionale che dedica il mese di ottobre ai controlli senologici. Le visite gratuite si sono svolte presso la farmacia Spano. Le visite sono state effettuate dal dottore Antonino Daidone, responsabile del reparto
reparto di radioterapia dell'ospedale di Mazara. Dopo la scoperta dei 5 furbetti del cartellino al comune di Partan, il sindaco Nicola Catania e il segretario generale preannunciano dei provvedimenti in merito alla vicenda. Il servizio. Dopo la scoperta dei 5 furbetti del cartellino presso il comune di Partan, nonché denunciati dai carabinieri della Procura della Repubblica di Sciacca, il sindaco Nicola Catania ed il segretario comunale hanno già preannunciato delle misure al riguardo. Esprimo, affermo il primo cittadino partannese, piena fiducia ed apprezzamento dell'attività svolta dalle autorità inquirenti ed al contempo rammarico per il comportamento quantomeno censurabile sul piano professionale dei dipendenti comunali in questione e che con la loro condotta hanno danneggiato sicuramente l'immagine del Comune e quella dei colleghi, in stragrande maggioranza dei quali dedita con costanza al lavoro. Mi riservo di valutare con il legale del Comune la possibilità di prendere i provvedimenti del caso a tutela dell'istituzione comunale. Per quanto ci riguarda, come amministratori possiamo garantire che sul piano disciplinare saremo duri e inflessibili. Dello stesso avviso anche il segretario generale del Comune. Lunedì, e cioè oggi, come prevede la legge, faremo partire la richiesta di acquisizione di copie dei provvedimenti adottati dalla Procura della Repubblica per conoscere nei dettagli le contestazioni avanzate ai 5 dipendenti. Una volta visionata la relativa documentazione, qualora emergano evidenze indiscutibili, saremo assolutamente inflessibili facendo partire immediatamente l'iter previsto in questi casi e, ove sussistano le condizioni, avvieremo il procedimento disciplinare contro gli uomini che con il loro operato stanno ledendo l'immagine del Comune e lo concluderemo anche prima del processo penale, anticipando, volendo, una eventuale sentenza di condanna ed applicando i provvedimenti disciplinari più duri che la legge ci consente. Si è tenuto nei giorni scorsi in prefettura un vertice per l'Europea del 2021 che si terrà a Trapani. All'incontro erano presenti tra gli altri il sindaco Tranchida, il prefetto Ricciardi, il direttore generale del Dipartimento di Protezione Civile Miozzo e le forze dell'ordine. Si prevede la partecipazione di 5.000 artisti e 300 gruppi folcloristici provenienti da tutta Europa, oltre una stimata presenza di circa 75.000 persone. Si legge in una nota del comune trapanese. Ed ora ci fermiamo per un altro momento pubblicitario. La comunità Masci di Mazara, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, con l'uscita di sabato e domenica scorsi, ha aperto l'anno associativo presso la tenuta Lentini Grosso a Gorvitondi. Il momento è stato arricchito dalla promessa scout dell'assistente ecclesiastico Don Antonino Favata. Sabato sera, attorno al fuoco, si è tenuta la veglia delle armi. Domenica mattina, l'alzabandiera, l'apertura del cerchio e la preparazione del pranzo. Nel pomeriggio poi la celebrazione della messa officiata da Don Antonino Favata. È stata inaugurata lo scorso 12 ottobre a Trapani la mostra d'arte contemporanea dal titolo Come profondo il mare. La collettiva a cura di Roberta Raccomandato comprende le opere di Lilian Russo, Gaspare Occhipinti, Michela Forte, Valeria Di Sabato e Vincenzo Rinaudo. L'esposizione, si legge una nota, vuole essere una riflessione su come le diverse forme di espressione possano riunirsi attorno ad un unico tema e sviscerarne ogni sfaccettatura. L'esposizione Come profondo il mare sarà fruibile fino al 12 novembre e su previa prenotazione è possibile presso la sede dell'agenzia pubblicitaria Pubblicità in via Fardella. E siamo allo sport calcio, vediamo assieme risultati e classifiche dei campionati di eccellenza e promozione. Campionato di eccellenza, girone A, i risultati della settima giornata: Agragas Cefaledium 3-1, Cus Palermo Sporting Vallone 1-2, Castellammare Dattilo 0-1, Don Carlo Misilmedi Canicattì 0-1, Geraci Alcamo 0-0, Mazara San Cataldese 2-2, Monreale Oratorio San Ciro e San Giorgio 2-2, Parma Val Pro Favara 0-0. La classifica: Dattilo 21 punti, Agragas Sporting e Vallone 15, Geraci 14, Canicattì, Parmomal, Castellammare 11, Profavara, Cefaledium 10, Mazara 9, Cusse Palermo 8, San Cataldese 7, Don Carlo Misilmeri 6, Monreale San Ciro e San Giorgio 2, Alcamo 1 punto.
Campionato di promozione, girone A, i risultati della settima giornata. Albatros Partini Caudace 1-1, Bagheria Mazzarese 1-1, Casteldaccia Camarat 0-0, Casteltermini Villa Abate 5-0, Empedoclina Sciacca 1-1, Folgore Città di Casteldaccia 5-0, Gattopardo San Vitolo Capo 1-1, Lascari Nissa 2-1. La classifica: Folgore 15 punti, Mazzarese, Albatros, Lascari 14, Casteltermini 12, Sciacca, Partini Caudace 11, Casteldaccia 10, Nissa, Bagheria 9, Empedoclina, Camarat 8, San Vitolo Capo 7, Città di Casteldaccia 6, Villa Abate 3, Gattopardo 1 punto. Il Mazara dunque ha pareggiato in casa ieri pomeriggio 2-2, vediamo assieme gli highlights. Arbitra il signor Stefano Chillura di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Roberto Cusimano e Dario Ricchiari, entrambi di Palermo. Per battere il suo terzo angolo consecutivo in favore del Mazara parte lo spiovente, il pallone al centro, il colpo di testa di Agate, poi la palla che... Docile, docile. Si vedono la vittoria dello Sporting Vallone sul campo del CUS Palermo per 2-1 e lo 0-0 tra Parmonval e Profavara. Attenzione, pallone ancora dentro, la palla in rete! La Sanca Daldese in vantaggio. La battuta di San Martano, il pallone che gira, il colpo di testa di Agate! Il pallone che finisce fuori. Follesier prova a metterla a terra, non ci riesce. Pizzo allarga dall'altra parte per Bulates che va al cross di prima, troppo sul portiere. Lancio di Greco, il rimpallo, poi con Amodeo, attenzione, il rimpallo favorevole, Amodeo, Pizzo! Pizzo! È il primo gol in maglia giallo-blu per l'attaccante maglia numero 11! Reti siglate al 17esimo da Follasie per la San Cataldese e al 43esimo da Pizzo per quanto riguarda il Mazara. In diagonale prova ad innescare il movimento di... Montalbano, bello per Prestia, entra in rigore Prestia, va con il sinistro, la risposta da parte di Maltese, il tocco per Lombardo che cerca la porta, il pallone che si alza oltre la traversa, la battuta di Calabrese direttamente sulla barriera, spreca così questo tentativo da fermo la San Cataldese, poi attenzione Prestia, il pallone dentro, il colpo sotto, la San Cataldese torna in vantaggio. Prova il tutto per tutto il Mazara, il lancio di Genesio, il col pallone pettinato verso Conè, prende la rigore, Conè, attenzione, Conè, il pallone dentro, Conè! 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 È all'ultimo respiro! Un pareggio tanto agognato da parte del Mazara, tanto sperato, che si concretizza così, l'esultanza di mister Dino Marino. Finisce al Nino Vaccara la gara valida per la settima giornata del campionato di calcio di eccellenza. Ed ora seguiamo le interviste del dopo partita con il presidente canarino Davide Titone e il mister Dino Marino. Ho visto una squadra veramente unita, una squadra veramente che ha voluto fare proprio il risultato. Devo fare i complimenti alla squadra avversaria, secondo me è la migliore squadra venuta fino adesso qui a Nino Vaccara. Quindi per noi questo vale veramente una vittoria. Il mister Dino Marino è indiscutibile perché ho puntato su di lui e i risultati mi stanno dando ragione. Non dobbiamo dimenticare, cari telespettatori, l'obiettivo di questa squadra. Salvare prima il Mazara a livello societario e soprattutto raggiungere un obiettivo, quello che mi sono prefissato all'inizio del campionato, quello della salvezza. Ma sono sicuro che il mister e la squadra raggiungeremo a più presto questo obiettivo. Io ci credevo, io ho messo 2-3 attaccanti fino alla fine, ci credevo, è riuscito e se non veniva non succedeva niente. Abbiamo giocato una bella partita, un bel primo tempo, abbiamo fatto un bel primo tempo, i ragazzi hanno dato tanta intensità nel primo tempo, poi magari nel secondo tempo, voglio dire la verità, è venuta fuori la San Cataldese, ci ha messo sotto, ha fatto il 2-1 sempre di nostra ingenuità. Ma alla fine secondo me è un pareggio giusto, perché loro, sia noi che loro, se voi andate a guardare l'immagine, i nostri portieri hanno fatto una parata, sono stati due episodi sia nostri che loro, quindi pareggio secondo me ci sta. Per essere una buona squadra bisogna avere 20 giocatori, tutti, non dico uguali ma quasi tutti uguali, pronti quando il mister li chiama. Ti voglio correggere solo che è stato Genesio, prima c'è stato il nostro giocatore Greco, la spizzicata, poi
Scuderi e poi alla fine l'ha messa dentro Conè. Scuderi è un lottatore, uno che lo conoscete, è uno che dà la vita in campo, magari fa qualche gol in meno, ma ci sta, e ognuno ha le sue caratteristiche. Io, la Sangha Taldese è, da quello che ho incontrato finora, è la squadra più forte, fa un bel calcio, gioca, ha davanti tre, li chiamo io ragazzini perché sono basiti, perché sono ragazzini, sono veloci, sono rapidi, non danno punto di riferimento, e ci hanno messo in difficoltà, onestamente ci hanno messo in difficoltà, un punto d'oro ce lo prendiamo e andiamo avanti. È un punto d'oro. Per il campionato di promozione la Mazzarese ha pareggiato fuori casa 1-1 sul campo delle Bagherie. Per i Mazzaresi ha segnato Mori. E in chiusura, per la programmazione in onda sulla nostra emittente, vi ricordo che questa sera alle 21.35 trasmetteremo la telecronaca della partita Mazzara-San Cataldese. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.